Settimana 11, primissimo quarto di finale di Europa League. Il Boca di Mattia Signoriello, che è passato 3-0 su Narcos, affronta i Mastacchioni, che hanno vinto 3-2 contro gli LFV. Che pubblico abbiamo? Ciao. Allora il Boca arriva a questo punto attraverso una corsia preferenziale, perché gli FC Narcos, usciti dalla Champions, nell'ultimo momento hanno deciso di dichiarare la vittoria a tavolino al Boca, che oggi si affida a Signoriello tra i pali, al centro Gagliotti o Mannalà. Vediamo, Mannalà al centro, Sciarmiello a destra, Pedersoli a sinistra, centrocampo con Gagliotti e De Franceschi, tutto centrocampo di rottura, quindi con Genovese in avanti. C'è Massa, giusto? A disposizione per la squadra di Signoriello. I Mastacchioni, che sono arrivati a questo punto tramite la vittoria del 3-2 contro gli LFV, e gol di Colum Fordham, lo ricordiamo, su punizione. De Angioletti in porta, Piccirillo, Fattori a sinistra. C'è Petagna, centrocampo con Buglione. Eh sì, Buglione centrocampista, con Fordham avanti la dogana, falso 9. Poi a disposizione ci sono anche Scolaro e Ferrara. Quindi occhio, perché oggi i Mastacchioni sono quasi al completo, manca solo Mosella. Rispetto agli ottavi, dove affrontarono gli LFV con 5 uomini, più il padre di Fordham a centrocampo e il signor Collaro tra i pali. Qua da Angioletti, respinge. Occhio a questo rilancio, Mannalà che torna dopo davvero tantissimo tempo per un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per un anno, se non erro. Palla Cani, Pedersoli che entra in aria, parte un destro, De Angioletti respinge. Andiamo a vedere un po' il quadro dell'Europa League. Tanto il pallone messo in mezzo, attenzione a Pedersoli. Dicevamo, questo è il lato del tabellone dove si attende domani il match tra lo Sgordos e Lampedusa degli ottavi. Chi vince affronta il Partizan, che è passato su Real Madrid. Dopodiché ci sarà la sfida a una di queste due squadre in semifinale. Dall'altro lato invece il Crystal giocherà contro il Mignottingham sempre domani pomeriggio. Chi vince giocherà con lo Scarsenal, che si è qualificato battendo Real prima casa. Dopodiché ieri pomeriggio il Wimbledon passa ai quarti, affronterà la formazione del Sambuca Junior, che la settimana scorsa ha vinto 3-1 contro il Morecamb della Bronze League. Due sole le squadre della bronze che hanno partecipato a questa Europa League, lo ricordiamo, le prime due del girone di bronzo. Signoriello va al lancio, lungo per tutti, nessuno la trova. Fattori trova Fordham, chiede tutto Pedersoli. C'è stata un'iperscorreggia di Mosella. Piccirillo chiude, Fattori, poi Piccirillo. Petagna, ancora non si è acceso. Occhio a questo pallone centrale, Genovese! Vantaggio Boca e Roraccio lì dietro. Roraccio dei Mastacchioni. Il Roraccio dei Mastacchioni che ora battono Fordham, hanno regalato l'1-0 al Boca. Petagna cerca Buglione, che non la tiene in campo. Scolaro, che è successo? Il gol. Resta cartellino. Pedersoli evita tutti, va da Mannalà. Gagliotti sbatte su Petagna, parte Petagna, velocissimo, Petagna fuori, batte Petagna, due in barriera, Petagna col destro alta, anzi, da dimenticare,
fa? Pedersoli fa secco la dogana, che non lo rincorre. Prova Fordham a resistere. Ancora Pedersoli. Va col destro De Angioletti. Smanaccia. Ecco i primi cambi, vediamo chi entra. Entra Massa per il Boca, esce Mannalà. Entra anche Ferrara, vediamo chi esce per il Mastacchione. Esce Guglione. No, non si cambia. Calcio d'angolo, De Franceschi forte in mezzo, spazza via Piccirillo. Corrono in due sulla sfera. Ciarmiello con le mani, dentro. Salta Piccirillo altissimo. Fordham contro Pedersoli. Alza il pallone Fordham. Spinge Pedersoli. Parte Genovese, deviazione la barriera, rinvio di Fordham, anzi Buglione. Si va con le mani, salta Genovese. Gagliotti liscia. Poi ancora. Malissimo Gagliotti che regala il fondo ai Mastacchioni. Batte Piccirillo. Si va da Fattori. Tutto chiuso allora Piccirillo. Petagna. Piccirillo. Buglione non è ancora entrato in partita, ha già sbagliato due palloni. Gagliotti con le mani, salta Piccirillo, Gagliotti. Piccirillo, la dogana, triangolo dei Mastacchioni lì dietro. Provano a uscire ancora. Sempre la dogana in contro, la larga bene. Fattori, parte un pallone verso Fordham. Calcio d'angolo. Già battuto. Calcia la dogana, era un tiro cross. Petagna sbatte Gagliotti su di lui, ma la palla ancora per i Mastacchioni con Fattori che la porta fuori però. Vuole il primo giallo del match, ammonito Gagliotti. Mentre Scolaro è molto attento a seguire i suoi compagni. Rimessa per i Mastacchioni. Ragazzi, io vi picchio tutti e quattro seduti alla terra. Smettetela di prendermi in giro. Mi è sfuggita la N. Signoriello spazza via. Fattori, salta Pedersoli. Ancora Fattori che taglia il campo. Fattori dentro. Vediamo se ci arriva Fordham. Ci arriva. Salta il primo Fordham. Destro, Signoriello in angolo. Fordham dalla bandierina, occhio Buglione sul secondo palo, il pallone sul primo, De Franceschi spara via. Fattori pressato, ma salta il suo avversario. Pedersoli mette un piede, Genovese la tiene in campo, va sul sinistro. Piccirillo allunga fuori. Palla dentro, un po' di testa di Petagna. Occhio a Petagna, De Angioletti, avanti. Buglione, controllo a seguire. Palla verso Fordham. Ha battuto Buglione, Fordham dentro. E la palla entra. Ladogaschi Junior 1-1. Pareggio dei Mastacchioni. Occhio a questo tiro. Il rinvio di Signoriello lungo per tutti. Occhio a questo pallone lì in mezzo. Fordham resiste, la tocca. Ancora Fordham, sinistro. Non ci arriva Buglione. C'è rinvio. La tiene De Franceschi, alza ancora un campanile. Piccirillo, Fattori. La trovano, la gestiscono. Si va in avanti. Pedersoli, salta la dogana. Ancora Karim. Chiuso da due. Passa lo stesso. Spallata della dogana. C'è un fallo. Signoriello. Palla sul muro. Ancora lui. Porta vuota. Buglione. E poi il tiro di la dogana. Bravo.
passa. E come? Petagna sul secondo, non trova nessuno. Laterale blu. C'è un errore di Signorello e Massa riesce a mettere il palo nel calcio d'angolo. Occhio al secondo palo, il cross, la dogana, palo. E poi ancora lui, fondo. Ecco, grazie Bomber, grazie Bomber. Gol di Genovese che spacca le mani di De Angioletti e passa in vantaggio il Bocca per la seconda volta, 2-1. Bordata di Genovese. Palla in rete, intanto schioppa dove era andato. Parte il destro di Ladogana sul fondo. Salta Fattori. Rimessa Bocca. Gagliotti con le mani. Salta da Genovese. C'è la palla nello spazio per Buglione. Il fondo e invece no, gli avevano passato la palla al portiere, però lui pensava che era fondo. Rinvedi De Cicco, l'ha lasciata proprio così, guarda, 2-0, 5 minuti, fondo da parte. Con le mani Ferrara, il ritmo della partita non si alza e allora gestisce questo vantaggio il Bocca. Ferrara, Fattori di testa. Occhio al recupero, Fattori sterza. Ciarmiello, forse c'è un fallo lì, Con le mani, Fordham. Dentro, Buglione, prolunga. Intervento, quasi killer, Petagna al volo. Massa di Genovese col tacco prova a girarsi, c'è fallo, ancora Signorello a battere la punizione lasciando la porta vuota. Piccirillo si lancia, Ciarmiello chiude. Perché fate battere le punizioni a Signorello? Sembra leggero Seni, ma non lo è. Palla dentro, occhio a Fordham, arriva sul secondo Fattori. Signorello poi vada a Mannalà. Occhio a sinistro, Mannalà, allarga, Pedersoli, punta Petagna, vada ancora da Mannalà, un po' lento, pallone deviato, Massa, centrale, scarico di Signori, di Genovese, ancora Massa. Massa con le mani, salta Genovese, 3 alla fine del primo tempo, Petagna. È partito Pedersoli con ruleta. Pedersoli. Fallo di Buglione. Signore, il direttore di gara sembra di fare Bocca, ragazzi, ma che schifo è. Parte Genovese. De Angioletti respinge. Spazza Petagna. Ok, questo pallone verso Fordham. Ciarmiello. Fordham arriva, recupera la sfera, il tocco dietro, Ciarmiello riesce a recuperare e si lancia lui. C'è fallo, si continua. De Franceschi di là trova Genovese, De Angioletti. Salva. Ancora Genovese, Mannalà, 1-2. Genovese con la suola, Piccirillo. Chiude, rimessa per il Bocca che sta pressando, cercare il raddoppio. Rientra Gagliotti, vediamo se rientra anche la Dogana. Esce Ciarmiello. Esce Petagna, no, escono, esce Fordham, Scolaro ancora non entra. Non è entrato ancora Scolaro, non è ancora il momento del Bomber. Con le mani di Mannalà, Pedersoli salta, Piccirillo più in alto, ha battuto anche, punizione. La Dogana, si chiama distanza, una punizione che è molto distante alla porta avversaria. Il lancio lunghissimo. Sarà a fondo. Annuncia Scolaro tirerà nel secondo tempo. Il rinvio di Signorello. Esce De Angioletti, blocca la sfera. Vediamo se si appoggia a Petagna, ignorato. De Angioletti perde troppo tempo. Si va con le mani da Fattori. Di testa, Fattori in aria! Pareggio Mastacchioni!
Ancora Fattori! Che giocata! Batte Genovese, anzi Mannala! Forse l'ha toccata da Angioletti. Protesta il pubblico del Boca. Siamo 2-2. Ferrara, Buglione, tocca, anzi si lancia Buglione, che poi sterza. Ancora Buglione, sfonda, passa. Pallone recuperato da Iotti e poi da Mannala. Cade Buglione svenuto. Massa, Mannala, pressione Mastacchioni lì in mezzo. Genovese liberato. Ferrara caccia il pallone. C'è ancora tempo per Ferrara per battere con le mani. Massa, poi la palla che sbuca. Pedersoli, la dogana sulla sfera, ultimo tocco di Pedersoli. Ancora la dogana, anzi Petagna, ha battuto, c'è anche il giallo. C'è il giallo per Pedersoli. La dogana morbida, finisce il primo tempo 2-2. E allora comincia la ripresa, siamo 2-2, un angolo per i Mastacchioni, quello che verrà battuto dal Fordham, il cross, secondo palo. Dogana stacca sul fondo, doppio pareggio subito dal Boca nel primo tempo con due gol di Genovese, raggiunto prima da Petagna, poi da Fattori. Chi ha fatto il primo, Petagna? Noi. No, il primo è la Dogana. Ah no, la Dogana non è il primo gol. Mannala, allarga di là, zona nessuno. Fattori, sterza, arriva Fordham. Ancora Fattori, c'è Buglione in aria che prova. Che cosa fa il Buglione? Cosa ha fatto Buglione? Poi però, bravissimo nel recuperare il pallone. Gliela recupera anche Gagliotti. A me mi ha fatto voce. Faccia Signorillo, ma è fondo. Se può un... Sei un mercenario, Genovese. Sei un mercenario. Palla lunga. Troppo. Mannala. Manona. Di Angioletti. Corner Boca di Franceschi. Arriva anche il gigante Ciarmillo che attacca il secondo palo. Smanaccia. Di Angioletti, spinto Buglione. C'è il lancio, salta la dogana, attacco di Buglione. Quello era lo schema che ha portato al pareggio al Wimbledon, ragazzi. Non so se vi ricordate. Lancio, spizzata e Fordham. Ora Fordham, ancora lui, sinistro. Vantaggio Mastacchioni, Simone Fordham. 3-2. Signore, a buccia e banale. Non ce l'abbiamo fatta. Primo vantaggio dei Mastacchioni in questo match. Don Antonio controlla il numero del Boca, Signorello, anzi Genovese, angolo. Occhio perché c'è Signorello sulla tre quarti, eh? Quindi occhio, appena si prende palla bisogna tirare. Genovese, bomba e mezzo di Angioletti. Mannala, salta Genovese, autogol di Scolaro. Autogol di Scolaro, 3-3. Episodio, occhio a quell'area, la rivediamo? La rivediamo. Occhio perché viene espulso Signorillo. Va Mannala tra i pali, Boca nervoso, ora è un in meno. Fattori, la dogana. Bomba. Signorillo, anzi Genovese. Ciarmillo. Genovese di prima. Spinto Petagna. La dogana. Alta Mannala. La blocca. Alessa! Il lancio di Genovese per Pedersoli. Calma! Lungo, Rosario. Petagna. Bruno. Vai. Giallo anche per lui, va con le mani, Ciarmillo di testa, Genovese controlla.
Arriva Fattori, chiude Pedersoli. Sale Massa. Palla con le mani, Ciarmiello. Poi Gagliotti che prova a sfondare. Ultimo tocco, è il suo. Su tutti quelli di dietro. Bravo. C'è il lancio alle mani, salta Gagliotti. Sempre 3 a 3, De Angioletti blocca. Petagna, arriva Pedersoli. Ancora Petagna, gioca lungo linea, Massa, Petagna. Movimento di Buglione, Fordham si butta dentro, palla di là, Fattori. Segui la dogana. La tocca, c'era un fallo? No. Con le mani, Genovese. Gagliotti, Fattori, Buglione, sale, dentro, fondo. Mannala, parte un lancio forte, Genovese, la trova, Piccirillo poi recupera e mette fuori. Si va con le mani di Massa, palla dentro, salta Petagna, Pedersoli, la dogana, aiaiai. Giallo Pedersoli, doppio, rosso anche per lui. Sono in 5 quelli del Boca. Sono in 5. Ora Piccirillo. Parte il lancio di Piccirillo. E poi Mannalà di via, Massa spazza fuori. Con le mani. Colpo di testa, rimpallo. Mannalà salva. Buglione, tutti avanti, quelli dei mastacchioni, attenzione, rimessa, Buglione, dentro ancora, salta Piccirillo, il lancio di Mannalà, salta Petagna, calcio d'angolo, direttamente in porta Genovese, ancora Genovese e ancora De Angioletti, due volte, occhio perché con due uomini in meno il Boca pericolosissimo ora, Genovese con calma. Guadagna minuti per far entrare qualcuno espulso. Palla dentro. Ciarmiello, la soterra. Parte Piccirillo. Rimessa a Gagliotti. Sbagliata De Angioletti. Arriva. Con le mani avanti. Fordham. Buglione. Si lancia in aria. C'è Petagna. Rimessa Mastacchioni. Occhio alla dogana. Petagna. Controlla. Palleggia. Ancora Petagna. L'ultimo tocco è di Petagna. Con le mani Massa. Fordham. Petagna. Sterza. Petagna. Ciarmiello salva tutto. 30 secondi. 30 secondi all'entrata di Signorillo. Fattori con le mani. Dentro Piccirillo, Ciarmiello di testa, palla non esce, ora sì, attenti in mezzo, attenti in mezzo, con le mani la dogana, palla dentro, Piccirillo non ci arriva, ci arriva Massa, entra Signorello, entra Signorello, cambio se lo volete fare, ora entra Signorello, tra 3 minuti Pedersoli, siamo sempre 3 a 3, Fordham con le mani, Signorello ci fanno. Nervosissimo Signorello, palla lunga, Piccirillo, De Franceschi, Buglione, sterza, c'è fallo. Mannalà, palla di là, Gagliotti di prima, De Franceschi, Piccirillo, Fordham controlla, sterza, c'è fallo, si continua, Fordham ancora, occhio alla Buglione, dentro Buglione col destro, 4 a 3. Segna Buglione, esulta la Giorgio Prisco. Dai ragazzi, 4-3, vantaggio Mastacchioni, Signorello calcia, deviazione. Buglione ci arriva.
mezzo, no, in mezzo. Alla lungolinea. In mezzo, giochiamo semplice. Chiede calma Ferrara. Ciarmillo, De Franceschi, Piccirillo, alza. Segnare un altro. Colpo di testa di Fordham. Mannala, Buglione lo attacca, Mannala passa. Prendi sta palla, vai Michele. Ancora Mannala, dietro. Vai Gabriele. Signorillo, pressione di Buglione. Patta il lancio, Petagna, controlla. C'è Buglione, ignorato, c'è fallo. Entra Pedersoli, si gioca di nuovo 7 contro 7, attenzione però, comunque già ammoniti, cioè sempre diffidati signoriello Pedersoli. Vediamo, Petagna, bomba sul muro. Fattori. Palla con le mani morbida, Mannala di testa, arriva la dogana, c'è fallo in attacco. Occhio perché Buglione prende posizione, signoriello in due tempi. Va a mani e piedi, lancio lungo, De Franceschi non la trova. Un bel po' che il Boca non riesce ad attaccare nemmeno con la parità numerica. Cinque più recupero alla fine, Piccirillo, parte il lancio, lungo, Gagliotti, mette fuori, Petagna, con le mani, dentro, salta Gagliotti, poi arriva il pallone a Buglione che inizia a palleggiare, c'è anche la dogana, rinvio, con le mani Fattori, di testa la spizza, Fordham, Ciarmillo chiude, Pedersoli, rischia il dribbling, poi però se ne va. Pedersoli, punta la porta. De Franceschi, col destro! Pareggio Boca! Francesco De Franceschi al photo finish. Oh, lo sai che devo uscire. Petagna, chiude Genovese, col destro. Dai, vai, dai! De Franceschi il cross fortissimo e lungo. Gagliotti calcia la dogana. Volevo un bel gelato. Gagliotti rinvio, salta Petagna. Petagna gioca alla casetta. Poi la palla per Fattori che prova a sterzare, riesce. Intervento e scivolata di Francesco De Franceschi che riesce a deviare il pallone. Piccirillo, la porta sul piede non suo, ma regala un pallone interessante a Buglione che prova a saltare il suo avversario. Buglione in aria, signoriello. Pedersoli, la dogana, riesce per un attimo e anche il secondo a recuperare il pallone. Rimessa a Boca, signoriello, frusta in avanti. Mannala controlla il pallone, Piccirillo su di lui, se la porta fuori Mannala. Rimessa a Boca, anzi Mastacchioni con Fattori che va con le mani, la dogana prolunga, Pedersoli alza, rimessa Mastacchioni. La dogana, palla dentro, molto forte e lunga, e l'autorete di Massa, 5-4 Mastacchioni. Che difesa! 2 autoreti in questa partita, uno per parte. Una scolarata di Massa. Occhio perché Genovese sta cambiando casacca. Mannala, sinistro De Angioletti. Palla verso la dogana, liberato. La dogana, vede Fordham, parte un lancio. Vediamo un po'. Angolo per Fordham. Fordham, raso terra, Petagna, lascia scorrere, Buglione sul secondo, cercato, colpo di testa, Fattori al volo, Massa con le mani, Petagna, occhio a questa rimessa per il Boca, occhio ai colpi di scena nel finale, Massa, Mannala,
Cerca spazio, manna là in mezzo a due, se ne va. Tocco dietro. Massa prova a farsi perdonare, invece Buglione riparte. Cerca Forda, Pedersoli, Signoriello, che pasticci, Signoriello. Con le mani, sbaglia il rinvio. Con le mani, palla verso qualcuno. E Franceschi mette in rimessa. La dogana. Dentro. Ancora Massa. C'è fallo. Signoriello, il lancio lunghissimo. Manna la spalla alla porta. Controlla. Prova a girarsi. Buglione recupera. Poi la dogana. Si sgancia Fordham. Il taglio. Fordham. Troppo lezioso. E poi arriva Massa. Qui ha regalato una chance ancora al Boca. Fordham poteva chiudere qui la qualificazione con un gol. Fattori con le mani, cerca lungolinea, copre di testa di Ladogana, Pedersoli lancia, Mannala, arriva Piccirillo. Rimessa a Boca, Massa per Mannala, 1-2, Massa dentro, Piccirillo allontana, Fordham prova a correre, Signoriello è scivolata, la regala De Franceschi, due su di lui, fallo su De Franceschi. Mannala. Carica il mancino. Eccolo. Buglione. Appostato sul palo. Angolo. Boca. Tutti dentro. C'è anche Pedersoli sul secondo. Mannala. Doppio passo. Fintato. Cross in mezzo. Piccirillo allontana. Ancora Mannala col destro e ancora i mastacchioni tutti dietro. Buglione, Fordham per Petagna, la palla esce. Siamo nel recupero, mancano 2 minuti e mezzo. Mannala. Palla dentro, Piccirillo. La dogana. C'è fallo di Ciarmiello. Dagli un po' di tempo. Dai, calma. Si prende 20 secondi la dogana per battere la punizione. Direttamente avanti. Buglione. Ancora lui. Doppio vantaggio. Mastacchioni. Calcia Mannala sul fondo, più 2 per i mastacchioni, 5 a 3? 6 a 4, 6 a 4. No, 5 a 3. Boh, la squadra della settimana, la cosa mi è tinta top, io ti vengo fino a casa. Non ho capito, vado a casa, vado a casa. Quale gol? Il secondo gol. Non l'ho preso, lo so. Io ho piegato le mani. Non l'ho preso. È l'unico gol di questa partita che non abbiamo preso. Carne! No, non ho visto manco come segnato. C'è diventata sorella, Lo so, ma bomberà prima distratto. Occhio al pallone per Petagna, che palleggia ancora Petagna. La muove ancora su Pedersoli, Petagna. Cagliotti riparte. Poi si lancia. Tutti su Petagna che era andato giù. Fallo. Da dietro di Gagliotti, ma non c'è più tempo e mastacchioni sono la prima semifinalista di questa 11ª Europa League. Il momento di Buglione questo pomeriggio, che con una doppietta regala la qualificazione ai mastacchioni. Sono la prima semifinalista di questa Europa League, ma io voglio sapere quell'esultanza alla Giorgio Prisco, dove l'hai vista? È venuta così. Ma chi è che esulta così? Non l'ho inventato al momento. Giorgio Prisco, Buglione. Ragazzi, prima semifinalista Europa League. Siamo arrivati da tutto il tempo e hanno fatto solo fare. Però secondo me c'è ancora qualcosa da migliorare, dovete imparare a gestire le partite.
con la doppia, col doppio vantaggio non avete segnato, avete segnato quando eravate addirittura 7 contro 7. Cos'è, ancora uno step di mentalità che vi manca? Attacco, dobbiamo migliorare un pochino l'attacco perché non riusciamo a segnare. Scolaro, raccontaci il tuo dopo. Che è successo, Scolaro, dici? Ha ripassato, se dopo fa. Però Massa ha contribuito facendo 1-1. Complimenti ai mastacchioni che volano, in semifinale di Europa League.